voi, grazie Luciano, grazie a tutti per essere intervenuti. Ho sempre una certa emozione quando vengo sul Grosseto, e questo perché naturalmente il fatto di, come dire, restituire un po' alla mia città quello che cerco di prendere nella mia vita professionale, anche nel mio viaggio continuo, perché la mia professione mi porta anche, oltre che a cercare di studiare, anche a cercare di osservare le cose in giro, in particolare in Europa, ma non necessariamente soltanto in Europa. Poi quando torno in Grosseto racconto sempre appunto questa cosa della cittadinanza bambina, cioè il fatto di scoprire in mezzo a tanta gente che non conosci o che fai fatica a riconoscere, che è ancora peggio perché ti senti veramente un po' bamba, come si suol dire. L'idea della stessa curiosità e della stessa sete di informazioni, di suggestioni e anche di emozioni che avevo quando avevo la vostra età e che ovviamente mi vedeva come tanti studenti di liceo o anche all'università, ero ancora grossetano, come dire, vivere la propria città con curiosità ogni volta che c'era un evento di questo tipo. Sono anche molto contento naturalmente di essere qui per l'ISGREC. Mi sono sentito un pochettino sopravvalutato da questa da questo titolo della Lectio Magistralis. Vorrei anche dire ai miei amici in sala che mi rendo conto che dopo le personalità che mi hanno preceduto, sia come dire ratio materie, nel senso io non sono né un esperto come dire di storia economica né un esperto di storia in generale, sono come dico sempre Luciano, un presidente di scienze sociali prestato a un istituto storico per, come dire, per scambiare dei punti di vista disciplinari diversi, ma lo scienziato sociale, a dispetto dell'etichetta molto ambiziosa scienziato, no? In realtà è un piccolo osservatore, un mindless empirist, un osservatore senza cervello che si misura con le teorie che invece sono gli storici, in particolare in questa sede ovviamente contano gli storici dell'economia, perché le crisi a cui facciamo riferimento sono anche e soprattutto, l'ultima in particolare, una crisi di carattere economico e finanziario. Quindi, come dire, non mi monto la testa, ma sono anche molto orgoglioso. Sono molto orgoglioso perché abbiamo deciso con Luciana di dare una finestra appunto di carattere più socio-politologico, diciamo così, alla nostra serie. Poi nel frattempo sono diventato anche presidente dell'ISGREC, cosa che mi fa piacere, anche se ovviamente mi dà anche un onere, perché è un istituto importante, non voglio fare brutta figura, ma insomma io sono qui per dare una mano. Prendete questo contributo con un grano di sale. L'altro elemento di cautela, mi dispiace essere stato anche un po' brusco, perché io porto sempre dei dati con me, e ovviamente questa enorme proiezione, che però supera di gran lunga il frame, la cornice, forse sarà un po' più difficile da seguire rispetto a quanto attendevo, ma non andiamo in panico, insomma, se ci sono delle richieste alzate la mano e civilmente mi interrompete. Dico sempre ai miei studenti: interrompetemi civilmente, ma interrompetemi, non c'è mai un atteggiamento, come dire, da parte mia di fare lo show da solo. Vorrei dirvi un altro paio di elementi introduttivi che spiegano anche perché io mi occupo di queste cose professionalmente. Noi siamo tutti di fronte a, diciamo così, agli effetti di una serie di crisi, crisi che la vostra generazione conosce e temo conoscerà ancora a lungo, per appunto gli effetti di lungo periodo che in qualche misura vi sono stati presentati nelle elezioni più, diciamo, di ampio respiro di chi mi ha preceduto. Ma non abbiamo ancora capito se questi rivolgimenti, questi enormi punti interrogativi che sono stati sollevati in questi ultimi anni rappresentano
questi due scenari che vi propongo. La tempesta perfetta, cioè l'insieme di quelle condizioni per cui, come nel film che porta questo nome, la vera sfida è riuscire a superare anche il massimo delle avversità possibili, e quindi questo comporta una certa dose di coraggio, ma anche una certa dose di temerarietà naturalmente, ma anche una certa dose in qualche misura di ottimismo. Nessuno si suicida se pensa che la tempesta perfetta non è vincibile. Dall'altra parte c'è lo stress test. Lo stress test è quello che nel linguaggio degli economisti, e in particolare degli economisti cosiddetti mainstream dell'Unione Europea, sapete, no? Gli stress test sono stati offerti soprattutto come banco di prova per gli istituti di credito e in generale per le istituzioni, anche per le istituzioni pubbliche. Si dice spesso che questa prova, non lo so, ne tiro uno a caso, non lo so, mi viene in mente, del referendum in Italia sulla Costituzione è uno stress test per vedere se i mercati italiani, eccetera, eccetera. L'idea dello stress test dunque è più interna, se volete, cioè noi facciamo parte, quindi ci dobbiamo sottoporre ad una prova. È come un esame, come gli esami che farete voi tra qualche mese, come gli esami che faccio io ai miei studenti ogni tot mesi all'università e così via. Come dire, gli esami in genere vanno bene, però insomma, ne sa qualcosa il Monte dei Paschi, cioè se poi non va bene, insomma, ci sono delle ricadute che sono comunque sanzionatorie, eh? Si perde l'anno, si perde i crediti, si perde il corso, si perde anche la credibilità, come nel caso dell'istituzione. Ecco, dobbiamo capire se questa è un elemento, una serie di elementi che determinano una tempesta perfetta, la cosa che sta scritto lassù, o uno stress test. Io vi leggo le slide perché vedo che state già andando in cervicale. Coincidenza senza precedenti di eventi drammatici per l'UE. Questo è quello che abbiamo visto in questi anni. Ve le ripropongo, come dire, per i più distratti, ma immagino che avete avuto qualche eco di queste crisi, di questi singoli elementi di crisi. Le ripercussioni di lungo periodo della crisi economica, che certamente è finita, specialmente se si leggono le pagine, diciamo, più ottimistiche. Oggi ci sono delle notizie relativamente buone da Istat, però uno dice sì, ma non cresciamo mai come volevamo, siamo sempre sotto l'1% di PIL, cioè anche quando esci da una crisi le conseguenze di lungo periodo si vedono molto più nettamente. Sono solito dire ai miei studenti che quando finisce la crisi in genere inizia la povertà, perché sono le conseguenze della crisi poi che ci riguardano direttamente nelle nostre tasche. Le aree di crisi più prossime all'UE, non ve la faccio lunga con il Kosovo, con quelle cose che in genere racconto ai miei studenti, ma sostanzialmente dopo quella che doveva essere la fine della storia, un libro famoso di Fukuyama che raccontava la grande vittoria del liberalismo di stampo, diciamo, capitalistico, in pochi anni in Europa, ancora più che negli Stati Uniti, abbiamo conosciuto una cosa che pensavamo di non dover più conoscere, cioè sostanzialmente la guerra. Ecco perché faccio riferimento ai Balcani, perché l'inizio della nostra risocializzazione con l'Europa, c'è un libro recente di Cacciari e Della Loggia su questo, il fatto che non avessimo più un touch, nessun tipo di contatto con la guerra, improvvisamente è tornata ad essere invece un tema con la crisi dei Balcani. Non c'è bisogno di dirvi che negli ultimi anni questo touch è diventato quasi un suono familiare. L'Ucraina, la Siria, che non è così vicina ma non è così lontana, e soprattutto ne vediamo le conseguenze in termini di ovviamente di immigrazione. In qualche misura i problemi che hanno riguardato le varie guerre del Golfo, che ci hanno riguardato perché i nostri soldati da peacemakers sono diventati sostanzialmente dei soldati di guerra, eh? Abbiamo cominciato a perdere le nostre vite, insieme naturalmente alle vite di altri soldati e di combattenti che non portano la nostra divisa, ma sono comunque degli esseri umani. E poi naturalmente anche gli eventi molto vicini che riguardano dei paesi a noi molto vicini, che dovevano essere anche dei partner. Prendete il caso della Turchia quest'estate, quanto è
È scioccante per gli europei trovarsi di fronte alla prossimità di una crisi quando pensavamo essenzialmente di non conoscere questo tipo di crisi. Poi gli sviluppi non prevedibili rispetto ai flussi migratori. Il vero problema dei flussi migratori, certo, può essere la dimensione dei flussi migratori, ma il vero problema in prospettiva è non conoscere la dimensione futura dei flussi migratori. Noi non siamo in grado, ecco perché l'Unione Europea crea continuamente politiche, agenzie, spende soldi per questo, ma non viene mai a capo del vero problema. Il problema è che se c'hai un paese che implode, è un paese di 6 milioni di persone come la Siria, e potresti avere 6 milioni di rifugiati se si continua a fare la guerra in Siria. Questa è la presa di coscienza che abbiamo avuto. E poi naturalmente i fenomeni che ci riguardano più da vicino, la destrutturazione dei sistemi partitici, le elezioni incerte, l'affermazione di partiti che sono giudicati da una larga parte dell'opinione pubblica pericolosi per i destini dell'Europa, come le destre populiste. Ma naturalmente qui si entra in una serie di valutazioni di tipo politico, anche altri partiti non di destra sono considerati negativi per i destini dell'Europa. Il Brexit, io continuo a dire il Brexit, sono un po' sessista, tutti dicono la Brexit, ma non so perché a me viene a dire il Brexit, come dire, è stato un altro fulmine a ciel sereno. Alla fine, poi, se andiamo a vedere i dati, non era così difficile prevedere la possibilità di un'uscita, affermazione del no al referendum sulla permanenza del Regno Unito nel 2016. Qual è l'aspetto positivo, quello che ci fa pensare che noi possiamo affrontare la tempesta perfetta? È che siamo grandi, siamo vaccinati e siamo tanti in Europa, siamo anche in qualche misura dotati di una certa capacità di persistenza. Too large to fail, non possiamo andare giù, un po' come quando si dice ci sarà sempre qualcuno che ci salva. Oppure invece è il segnale di un processo di integrazione che scopriamo essere reversibile. Cioè quel fenomeno di integrazione europea che abbiamo studiato per anni, certo con mille difficoltà, con mille momenti di impasse, di chiusura e così via, ma poi alla fine c'è sempre una visione dell'Europa, perché l'Europa è comunque un qualcosa che ci riguarda tutti e troviamo il modo di scegliere una strada unitaria. Allora, il problema è naturalmente capire qual è l'elemento centrale, il vulnus centrale di questa crisi. E io vi sottopongo tre formule, che sono le tre formule con le quali sostanzialmente si sta misurando la letteratura, gli economisti, gli storici, gli scienziati sociali. La crisi della democrazia rappresentativa, cioè il fatto che l'Europa sia percepita, soprattutto negli altri emisferi culturali di questo pianeta, come la culla di una storia fantastica che però è backward looking, cioè guarda il passato, non è riuscita a trovare una modernità per la sua formula. Grande rispetto per la democrazia rappresentativa, per la rivoluzione gloriosa, per la rivoluzione francese, per i parlamenti che io studio con grande amore, ma forse sono tutte cose che appartengono un po' al passato. Forse avrete presente qualche messaggio politico di questo tipo, no? Ce l'abbiamo anche in questo paese, una discussione su questo, le istituzioni che vanno aperte come delle scatole di sardine e così via. Il secondo elemento invece ha a che fare con la nostra identità, ed è quello su cui mi soffermerò, perché ovviamente non posso coprire tutto e comunque non ho gli strumenti per farlo, è quello dei valori identitari. Ma siamo veramente europei? Anche questa è una domanda da mille candele che è stata fatta da persone molto più come dire, competenti di me, e in genere la risposta è non so. Però forse con l'aiuto dei dati un qualche elemento di come dire, non di risposta, ma almeno di configurazione in chiave storica, per vedere se ci sentiamo comunque più affezionati all'idea di Europa rispetto a qualche decennio fa, siamo in grado di fornirlo. E poi, e questa invece è una roba su cui tornerò alla fine, perché credo che sia la vera questione per i prossimi anni, e che riguarda l'uscita vera dalla crisi, cioè l'uscita dalla povertà che la crisi ha creato e dalle disuguaglianze che la crisi ha creato,
il venir meno di una finalità, il venir meno di un non solo sentirsi ma anche di un essere parte e fare parte, spingere tutti dalla stessa parte. Questo ha a che vedere con l'autonomia non solo culturale ma l'autonomia anche economica, in altre parole quell'allineamento dell'integrazione politica rispetto all'integrazione economica e finanziaria che abbiamo fatto negli ultimi decenni. Su questo tornerò, perché la mia risposta è che non c'è mai stata in realtà una leadership europea con una visione di questo tipo, nonostante il mio profondo rispetto. Mi sono dimenticato di dirvi che quando avevo grosso modo la vostra età ero già abbastanza innamorato della politica, anche se dovevo fare, c'è qui il mio ex professore in giro, storia dell'arte, ero più bravo a storia dell'arte, ricordo, ma ero innamorato della statistica politica e non facevo politica perché lo studioso e lo statistico della politica deve sentirsi un po' super partes, poi ovviamente ognuno ha le sue idee, ma ero, credo sono stato vice segretario, il presidente, non ricordo esattamente, del movimento federalista europeo di Grosseto negli anni, alla fine degli anni 80, quindi sono un europeista, rimango un europeista di lungo corso, ma anche forse che nel passare del tempo ho capito anche che non si può essere europeisti a parole e poi non praticare la dimensione identitaria. Forse dovremmo anche conoscere quali sono, diciamo così, le problematiche che non ci rendono molto vicini all'interno di questa piccola grande Europa. Ecco, questo è il mio quadro. Rispetto a questo quadro, come vi ho detto, siccome non sono un teorico, io vi posso portare soltanto dei dati. Quali dati vi porto? Innanzitutto cercherò di connettere queste tre dimensioni, e in particolare quella dell'identità, a dei paradossi. Ve li faccio vedere, poi ne parliamo magari, ma io spero che al di là delle formule inglesi, eccetera. Il primo paradosso è se abbiamo fatto bene ad allargare l'Europa, e mi riferisco in particolare all'ultimo allargamento, a quello dei paesi dell'Europa dell'Est che erano usciti dalla cortina di ferro. Sapete che nel 2004 abbiamo fatto entrare in Europa 10 paesi, di cui 8, due erano Malta e Cipro, che rispetto tantissimo, ma non fanno, diciamo, una massa critica di differenza. Gli altri 8 erano paesi che fino a pochi anni fa erano stati democrazie popolari, quindi regimi comunisti. L'idea è deepening and widening. Abbiamo rafforzato l'Unione Europea, così si diceva ai tempi di Maastricht e poi col Trattato di Lisbona, e abbiamo anche allargato l'Unione Europea. Questo è fuori discussione. Siamo passati in 30 anni da poco più di 80 milioni, considerando che la Germania era solo la Germania ovest, e più l'Italia, il Benelux, e poi ovviamente contando la Francia si arriva a 150, adesso siamo mezzo miliardo di persone dentro l'Unione Europea. Mezzo miliardo di persone, ma questo deepening e widening non ha funzionato, cioè siamo più larghi ma siamo anche molto più divisi. Ora io cercherò poi con un piccolo giochino di fotografie di capire insieme a voi se questa divisione è percepita. Il secondo paradosso, e questo lo dicono tutti i politici, non prendetemi per un qualunquista, ma voglio essere molto chiaro che a volte la semplificazione politica di destra come di sinistra è un esercizio puramente retorico. Io non ho mai sentito qualcuno che contestasse l'idea non abbiamo fatto l'unione politica e abbiamo fatto solo l'unione finanziaria ed economica. È una verità assoluta. Peccato che ce lo dicono tutti e non c'è mai stato ancora un modo per uscire dal paradosso. Mi ricorda un po' come nella mafia uccide ancora d'estate lo slogan di Salvo Lima: l'Italia, l'Europa ha bisogno della Sicilia, la Sicilia ha bisogno dell'Europa. Sono queste tautologie che servono molto in campagna elettorale, ma poi in realtà non si ha bene l'idea di come connettere l'unione politica con l'unione finanziaria. Io credo nella buona fede di chi ha le responsabilità politiche, penso che qualcuno ci abbia provato in Europa. Obiettivamente il risultato è stato scarsamente performante, come si dice oggi. Il terzo paradosso è relativo alle regole che ci siamo dati per stare dentro. I più bravi di voi, diciamo, in storia contemporanea e forse anche in economia, si ricorderanno che questa
logica, che oggi chiamiamo la logica del rigore, poi insomma è diventata un argomento molto forte anche di polemica politica, tra Angela Merkel e altri leader europei, è la logica della stabilità e crescita. L'idea è che ci si deve dare delle regolazioni per stare dentro i famosi vincoli di bilancio, prima di Maastricht, poi quelli ancora più stringenti del pareggio di bilancio, versus dall'altra parte la fluidità dell'economia reale, il fatto che per creare, come dicono gli economisti, sviluppo economico ci vuole meno lacci e lacciuoli, meno regolazioni, meno vincoli. Abbiamo creato vincoli per creare un mondo diciamo che idealmente non dovrebbe prevedere vincoli. È un mondo di mobilità di persone, di cose, tutte queste cose molto belle che vedete al punto di prima. Schengen ci ha ridotto parecchia perdita di tempo negli aeroporti, adesso cominciamo a riperdere tempo per via della security che incombe, giustamente, perché insomma abbiamo tutti paura, e l'Unione Economica Monetaria, da molti derisa, ci ha dato una moneta unica che è oggetto di discussione, ma sicuramente ci ha permesso, diciamo, di allargare un mercato, ha tolto sostanzialmente una serie di ostacoli interni all'Unione Europea. Ecco, da un lato si vuole togliere i vincoli, da quell'altro si creano dei vincoli normativi e regolativi che hanno sostanzialmente messo a dura prova l'economia reale dei singoli paesi, in particolare di quelli con più problemi di bilancio, tra i quali naturalmente l'Italia. Ecco, questi sono i paradossi all'interno dei quali mi muovo. Rispetto a questi paradossi io vi presento un po' di dati su come è cambiata l'aspetto identitario degli europei. Avevo pensato anche a farvi una comparazione sistematica tra italiani ed europei, che è oggetto di una nostra vecchia ricerca senese, ma non lo faccio, primo perché non vorrei fare notte con voi e soprattutto voglio che voi torniate sani e salvi a casa per pranzo, e poi perché ritengo che vi tengo più sul filo delle problematiche più attuali invece di fare una digressione più sistematica sulla storia. Siamo ancora europeisti? Allora, primo test fotografico. Voi riconoscete naturalmente questa foto, no? Su questo, non so quanto la vediate, comunque, no, quella si vede bene. Ed è ovviamente una cosa che con la storia dell'Europa non dovrebbe entrare molto, visto la dimensione storica, ma sicuramente una cesura che ha comportato un rallentamento dell'attenzione su qualsiasi tipo di processo integrativo. E quindi in qualche misura ha cambiato i destini di quella che con qualche elemento di approssimazione abbiamo definito la globalizzazione. Da quel giorno la globalizzazione è stata qualcosa di diverso, è stata una globalizzazione della paura, diciamo così, e non più una globalizzazione delle speranze di maggiore lotta alle disuguaglianze e così via. Ci siamo concentrati sulla sicurezza, per molti versi anche giustamente, non sto discutendo le scelte politiche, sto dicendo che questo evento e il radicalismo in generale legato, diciamo così, ai rapporti tra le religioni sostanzialmente ha creato un bivio rispetto alla capacità di integrazione nel mondo. E in Europa questo sembrava non essere un problema, visto la natura unitaria dell'Unione Europea, appunto, ma invece oggi siamo divisi anche sulle politiche di sicurezza. Questa foto la riconoscete? Posso darvi un aiutino se volete, come nei migliori quiz? No, non è il Vaticano, è un'altra meravigliosa capitale europea. Anche Crotone è una meravigliosa capitale europea, è Madrid. Avete mai sentito parlare di indignati? Allora, il movimento degli indignati in Spagna è forse stato il primo elemento di una serie di movimenti sociali che certo hanno generato anche fenomeni politici. Non a caso, dopo questo movimento, il sistema partitico spagnolo è cambiato. Se andate a vedere oggi come è composto il sistema partitico spagnolo e vedete 10 anni fa, trovate partiti nuovi. Un partito in particolare a sinistra, Podemos, ha pescato molto da questo movimento, ma questo movimento non si è mai riconosciuto
nel partito politico né viceversa. Cioè l'idea che si può fare movimento sociale anche single issue, cioè basandosi su un elemento specifico, in questo caso la, essenzialmente la lotta generazionale. Questa è la generazione prima di voi, non è che siano ragazzi troppo, io li considero dei bambini, insomma, ecco, per capire. E questo ha creato forse qualcosa di più grande, perché a livello globale questo è diventato Occupy qualche cosa. Cioè da quel momento gli attori politici strutturati non sono più in grado di controllare i movimenti single issue, cioè i movimenti che se la prendono con molta ragione, devo dire, verso, contro un mondo che ha tolto loro il futuro, perché sostanzialmente di questo si sta parlando. Poi naturalmente a Wall Street il problema è verso un certo tipo di finanza, qui c'era un'indignazione più contro la resilienza, diciamo così, della cultura dei politici, che è un po' anche alla base di certi fenomeni tipicamente politici, pensate al Movimento 5 Stelle d'Italia. Però questi sono movimenti sociali che non vogliono entrare in Parlamento, che vogliono rimanere fuori, perché sostanzialmente non si fidano più. È un problema che abbiamo in tutta Europa e che ha generato tutta una serie di fenomenologie sostanzialmente anti-establishment. Riconoscete la bandiera qua sotto? Questa non è l'Uruguay, ma è la Grecia. E i colori sono simili. Questa è una manifestazione contro la Troica, ovvero contro l'Unione Europea, perché poi la Troica non è l'Unione Europea, perché è una sorta di federazione di istituzioni interne, istituzioni esterne all'Unione Europea, ma l'idea era che i greci non volevano, in particolare questi greci che manifestavano, non volevano che le regolazioni finanziarie europee fossero gestite in maniera illegittima da quel punto di vista da una troica, appunto, di attori istituzionali non facenti parte né del governo greco e neanche stricto senso del governo dell'Unione Europea. Nella troica, per capirsi, c'era il Fondo Monetario Internazionale, che doveva decidere se la Grecia doveva sopravvivere, ovvero se si poteva dare un altro prestito. Non vi sfuggirà che rispetto a questa cosa in Grecia è passata tanta storia in pochi anni. La Grecia non conta molto come massa critica nell'Unione Europea, ma ha due elementi che non vanno mai sottovalutati. Intanto è la culla, anche se di un altro tipo di democrazia, ma del concetto di democrazia, e poi è un nostro partner europeo ormai dagli anni Ottanta. Possiamo mandare via un partner all'interno dell'Unione Europea soprattutto attraverso una procedura in cui è un arbitro esterno, non siamo noi, non è la comunità che caccia i greci di fatto o li relega mettendoli fuori della moneta unica. Questi erano temi che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni sostanzialmente in Grecia e che torneranno, perché purtroppo la situazione non è terribilmente migliorata. E l'ultimo è un personaggio colto in un momento non fantastico della sua vita, lo riconoscete? Apprezzo chi dice no, ma ho sentito qualcuno che... David Cameron, non Hollande. Beh, potevo mettere anche Hollande stamani, ma era ancora più cupo. Questo è l'ex premier della Gran Bretagna. Questo signore, che era a favore del Remain, voleva stare nell'Unione Europea, ha fatto una corbelleria gigantesca in barba a ogni tipo di procedura, perché non è previsto il referendum in Gran Bretagna, non c'hanno una costituzione scritta. Ora questo mi porterebbe a parlare di mille altre cose. Nessuno gliel'aveva chiesto, pensando di essere un leader straordinario, e evidentemente questo è il momento in cui si è reso conto che non lo era, come si vede bene. Ha voluto dare il contentino a coloro che volevano uscire, i famosi indipendentisti del UKIP, di questo nuovo partito britannico, li ha sfidati con un referendum. Ovviamente poi nel referendum ha tenuto un profilo piuttosto basso, perché il suo partito conservatore è comunque abbastanza euroscettico. Insomma, un patatrac terribile. I sondaggisti hanno sbagliato, ma che te lo dico a fare, insomma, questo ormai è parte del gioco, diciamo, se non c'è un errore nel sondaggio non ci divertiamo più.
E da quel momento la Gran Bretagna si trova a dover negoziare, non si sa bene in che modo, l'uscita, perché è un po' difficile dire abbiamo scherzato, no? I britannici hanno detto che vogliono uscire dall'Unione Europea. E questo ha molto a che vedere con il problema della leadership, lo capirete, insomma, ci torneremo in fondo. Allora, la mia sintesi è questa qui. L'opinione pubblica è passata da un consenso permissivo, cioè non è che fosse innamorata dell'UE, parliamoci chiaro, io da federalista lo voglio dire, da ex federalista se volete lo voglio dire, l'Europa era un disegno di elite anche molto illuminate, si fa sempre i nomi dei grandi popolari, Adenauer, De Gasperi, si fa sempre i nomi di grandi socialdemocratici, ma anche di grandi oppositori. Enrico Berlinguer negli anni 80 trascinò, diciamo così, il partito di opposizione italiano verso una forma diversa ma pur sempre molto leale, il cosiddetto eurocomunismo. Insomma, l'elite ha spinto in maniera più o meno unilaterale verso l'Europa e il popolo dava un consenso permissivo. Vabbè, vai avanti tu, insomma, no, sei elite. E poi il consenso permissivo, lo sto traducendo in maniera molto grossolana, ma credetemi, ho le mie letture dietro a questo, insomma, sto traducendo in maniera un po' libera, è diventato un dissenso vincolante, cioè l'opinione pubblica non si fida più, mette dei vincoli, ma non sa esattamente, anche perché non è affare suo, l'opinione pubblica non dovrebbe risolvere i problemi, dovrebbe sanzionare chi sbaglia nella risoluzione dei problemi. Ma questo che significa? Significa che siamo diventati tutti populisti? Ora, io non so che significa populismo, lo sento dire da tanti ma ancora non ho capito. Però se vuol dire essere contro il sistema, contro l'establishment, contro tutte queste cose qui, probabilmente l'Europa è vista come sistema, e questo mi pare di capire che lo dicono in tanti. Vi invito, siccome non voglio entrare troppo nella dialettica politica, ma vi invito a ascoltare un po' di chiacchiere anche in questi giorni finali, dove si parla anche di Europa inevitabilmente in questa campagna, per come dire, cercare di vedere quanto si può etichettare di populismo, se populismo significa questo naturalmente, oppure siamo egoisti. Nel senso più tecnico, non è valutativo, anche se ovviamente non è bello dare dell'egoista agli uni agli altri. Cioè, quando si dice not in my backyard, non in my name, not in my name, non voglio spendere soldi per quella gente lì, e quante volte l'abbiamo detto, anche prima degli ultimi problemi dell'immigrazione, parliamoci chiaro, noi abbiamo ammesso la Romania nell'Unione Europea senza neanche renderci conto di quanti problemi c'erano, questure che non davano un permesso di soggiorno che doveva essere automatico a quel punto per dei cittadini dell'Unione Europea, proprio per dei, come si dice, per dei pregiudizi di tipo cognitivo. Cioè, ci sono delle forme di egoismo che possono essere anche, sto parlando tecnicamente, non sto valutando, giustificate da dei da delle paure, da dei sensi atavici di difesa del proprio. Non nascono oggi, però oggi probabilmente questi egoismi sono venuti fuori e la solidarietà è percepita al contrario. Vedremo qualche dato tra un attimo in cui siamo solidali, nel senso che se bisogna risolvere il problema del Mediterraneo l'Italia chiede solidarietà, se poi si tratta di mandare l'esercito europeo, non so, domani in Ucraina, piuttosto che aiutare il consolidamento del debito pubblico della Grecia, siamo anche noi italiani, seppure siamo piuttosto europeisti, ancora piuttosto europeisti, non siamo così solidari. La solidarietà è una cosa un po' a senso unico nella nostra visione. Allora, la domanda è: siamo più egoisti rispetto a ieri? E tutto sommato ne avremo qualche donde. La crisi ci ha impoverito e quando uno si preoccupa un po' più delle proprie tasche diventa un pochettino più egoista. Oppure siamo localisti, cioè abbiamo scoperto, e questo mi farebbe molto male, abbiamo scoperto che alla fine poi tutto questo senso di grandezza è inutile, tanto l'Europa è comunque un microbo di fronte alla globalizzazione, meglio stare a casa nostra. Sono nate molti movimenti negli ultimi decenni che guardano proprio a questo. Io tutte le volte che vado a Bergamo e passo da Bergamo e vedo questi cartelli tradotti in bergamasco, mi chiedo se proprio, come dire, c'era bisogno di enfatizzare questo. Però poi lo studioso, che molto ormai lontanamente, diciamo,
vive dentro di me, si ricorda che quando ero un promettente studioso dicevo: non ascoltare mai i tuoi pregiudizi, ci sarà un motivo per cui questa gente si è messa a tradurre cartelli in bergamasco. Ancora questa cosa non l'ho capita, ma insomma il localismo esiste e va anche in qualche misura, se non giustificato, spiegato. Le due ricerche a cui faccio riferimento sono questa che è in progress ed è un Horizon 2020 che ci abbiamo. Cito volentieri Maurizio Cotta e Pierangelo Isener, che festeggio le nozze d'argento, con loro sono 25 anni che lavoriamo sull'Europa, da quando più o meno ho deciso di fare questa professione, e abbiamo scritto qualche cosa assieme molto più ottimistica, diciamo, 25 anni fa. Onestamente non pensavo di dover riflettere su dati così, così difficili da interpretare come quelli che vediamo oggi. Il secondo invece, e ne ho portato le copie che mi erano rimaste, è una cosa recente che ho fatto, che è uscita la settimana del Brexit, e devo dire avrei voluto veramente non essere così sulla cresta dell'onda, perché avrei preferito un altro risultato, onestamente. Si chiama Contro l'Europa, un libro che ho fatto con uno storico, un collega, Pasquinucci di Siena, in cui cerchiamo di smontare un po' il concetto di euroscetticismo. Cioè, l'idea è che forse ci siamo preoccupati di parlare di scetticismo versus europeismo e non abbiamo capito esattamente cosa era diventato e di quante dimensioni è fatto lo scetticismo. Da questi elementi, diciamo, che sono un po' la mia letteratura di riferimento, l'inadeguatezza dei concetti del XX secolo, la biforcazione responsabilità verso responsività, cioè l'idea che le risposte alla crisi, in particolare a quella economica, si dividono tra due attori che non si parlano, quelli responsivi, cioè che dicono la gente vuole questo, che poi sarebbero i populisti in una lettura un po' grossolana, quelli che magari la sparano grossa però fa effetto, oppure i responsabili, quelli che dicono delle cose che sono tecnicamente inoppugnabili per salvare le istituzioni, ma che poi non hanno nessuna forma di responsività o, se volete, di consenso. Io faccio sempre l'esempio di Mario Monti, niente di personale, voglio dire, una persona che comunque ha rappresentato molto nella nostra storia recente e ci ha rappresentato anche in Europa, e a detta di molti ha fatto anche bene il commissario europeo, ma non ha avuto politicamente un grande consenso, se vi ricordate le elezioni del 2013. Ecco, forse sarà stato anche responsabile di fronte a certe politiche verso l'Unione Europea, ma la responsabilità gli ha fatto difetto, la responsività. Lo iato che si nota tra queste due dimensioni porta all'incomunicabilità tra le varie visioni dell'Europa. E allora questa rilettura di questi concetti genera queste domande. Ve le leggo, ammettendo che non darò certo risposte in questa sede. Quanto reale sentimento pro-europeo abbiamo ancora? Quale percezione dei benefici storici dell'integrazione abbiamo? Quali preferenze per una nuova scope of governance? Cioè, quanto siamo disposti a mettere in comune dell'azione europea? Sto parlando di cose concrete. Vogliamo davvero una politica europea dell'immigrazione comune? Forse gli italiani sì, perché, dicevo prima, siamo un po' colpiti. Ma vogliamo anche un sistema fiscale, vogliamo anche l'esercito europeo, vogliamo anche tutte quelle cose che ci davano la dimensione della costruzione federale. E se lo vogliamo, le vogliamo come le volevamo 20 anni fa? Quanto è cambiato questo film? E alla fine, quali preferenze per un nuovo assetto istituzionale? Perché poi alla fine il problema è: non siamo contenti delle istituzioni che non hanno saputo rispondere alla crisi, come cambiarle? Secondo test fotografico. Lì c'è l'aiutino in alto a sinistra. Chi è la signora bionda in alto a sinistra? Marine Le Pen. Avete un'idea, no? Dove sia schierata? Geograficamente a Parigi e politicamente, diciamo, piuttosto a destra. Chi è il signore vicino a Marine Le Pen? La sua moglie. Siamo alle coppie di fatto. Beh, insomma, non sarebbe una vita semplice per il povero Jean-Claude, eh? Questo è il nostro capo, ragazzi, portate rispetto. Questo è il presidente della Commissione Europea. Ma non mi stupisce che lo conosciate in pochi.
Gli italiani non lo conoscono quasi per niente. Se gli dici nei nostri sondaggi che facciamo, ogni tanto si droppa, come si suol dire in gergo, i nomi, no? E qualche volta viene fuori che l'intervistatore dice: ma che è Alessandro Del Piero? Sì, è lui. Ora dico un nome a caso, non sono un esperto di calcio. Cioè, il presidente della Commissione Europea noi sappiamo solo quando è nostro, quando era Prodi, Tarabaralla, si sapeva, ma non conosciamo i nomi dei nostri leader in Europa, e questo vuole dire qualcosa. Andiamo in senso orario. Sotto Juncker c'è un altro figuro europeo, lui lo conoscete perché è italiano, o forse perché è il capo della Banca Centrale Europea, e magari conoscete più la Banca Centrale Europea della Commissione, e anche questo non mi stupisce, perché in tempi di crisi i guardiani della borsa sono un pochettino più noti. In più lui è italiano, l'Economist ogni tanto dice che gli italiani sono cattivi o sono buoni, lui in genere è portato tra i buoni perché è un uomo di grande mediazione ed è anche un tecnico, anche rispettato, non è che gli mancano anche a lui le sue giuste critiche, ma lui è un po' più noto. Viceversa, io scommetto che nessuno, parlo dei giovani, in questa sala riconosce questo bel signore sulla sinistra in basso. Se lo riconoscete, come dire, invito i vostri professori a darvi subito una maturità ad honorem. Non ci provate. No, vuol provare. No. Questo è un leader di un paese europeo. Francia. No? Ungheria, bravissimo. Dopo ti mando una caramella. Si chiama Orban. Si chiama Orban. Ed è uno iscritto al Partito Popolare Europeo, ma dice delle cose che non piacciono molto ai popolari europei, e a dire il vero non piacciono molto quasi a nessuno negli altri paesi. Per capirsi, è quello che ha cambiato la Costituzione in Ungheria. Secondo Freedom House l'Ungheria da 3-4 anni non è una democrazia piena, eppure sta nell'Unione Europea. Si può discutere, sto dando delle informazioni, e soprattutto è quello che ha detto: voglio costruire un muro. Ora, intendiamoci, i muri vanno e vengono, c'è un altro tipo che ne vuole fare uno col Messico, che sono migliaia di chilometri. Faccio sempre la battuta di Bob Dylan, che non va a ritirare il premio, ma fa sempre battute molto. Bob Dylan ha detto qualche giorno fa, parlando in California a un famoso concerto, che era molto contento della vittoria di Donald Trump, perché avrebbe build a wall in order to make Mexico great again, cioè ha usato lo slogan di Trump per dire, non per fare di nuovo US, gli Stati Uniti grandi, ma per fare il Messico grande ancora. E questo mi è sembrato un grande omaggio, diciamo, alla cultura politica dei messicani. Al contrario, invece, il signor Orban vuole fare un muro tra l'Ungheria e la Slovenia, cioè è come se dentro un'unione politica come l'Italia, non so, vedo un esponente delle istituzioni regionali in sala, il presidente Rossi dice: ma adesso a Porretta Termo faccio un bel muro, perché a me questi bolognesi che vengono a Pistoia a fare la spesa non mi piacciono. Insomma, l'ha detta un po' grossa Orban, quindi vi invito non tanto a socializzare col suo volto, che non vi fa nessuna differenza se non per la settimana enigmistica, ma a capire un po' quante posizioni diverse stanno dentro questo buglione, passatemi il termine senese, che è l'Unione Europea. Allora, vado veloce, anche perché ho esaurito già un bel pezzo del mio tempo. Allora vi faccio vedere alcuni trend spezzettati dalla cornice, ma credo si vedano. Vedete questa forchetta? Questo è il pessimismo e l'ottimismo rispetto all'attuale immagine dell'Unione Europea. Classica domanda di Eurobarometro, sapete questa inchiesta che c'è fatta dall'Unione Europea da 30 anni, che chiede: come vedi l'Unione Europea? Come la vedi? Insomma, una domanda molto da bar.
E gli europei, questo è il pubblico nei 28, dice ancora positivamente, con un'alta percentuale di indecisi, questa forchetta si è ridotto, lo vedete al centro, negli anni della crisi, poi c'è stata una forte speranza, diciamo così, che addirittura ha diciamo, superato anche la curva diciamo, dell'indecisione, ma negli ultimi tre semestri, cioè guarda caso con gli eventi che ricordavo prima, il Brexit e prima ancora la paura, diciamo, per un'evoluzione dalla crisi alla povertà, c'è di nuovo una fase di contrazione dell'immagine dell'UE. Non è un gran bel vedere, insomma, alla fine poi meno del 30% in buona sostanza dell'opinione pubblica europea è veramente contenta dell'attuale immagine dell'UE. Lo stesso Eurobarometro ci dà anche l'immagine di come vediamo il futuro. Qui la domanda è un po' più complessa, sostanzialmente chiede ai rispondenti tu come cittadino troverai beneficio dal futuro dell'Unione, dell'integrazione europea più che dell'Unione Europea. Forse il mio titolo è un po' sbagliato. Stessa dinamica, storica affermazione del sì, ovviamente. Come dicevo, il consenso era permissivo, un consenso nei confronti dell'integrazione, poi fase critica che dura per tutti gli anni della crisi, non vedete le etichette che sono troppo chiare, ma sostanzialmente dal 2009 al 2012, fase nuovamente espansiva della visione positiva e poi nuova recessione, diciamo, della fiducia. Recessione della fiducia che in questo momento è grosso modo ai livelli inizio della crisi. Insomma, l'Unione Europea non gode di buona reputazione, perlomeno al cospetto della nostra storia. Per fare un po' più di chiarezza ho semplificato alcune delle nostre più recenti sondaggi. Vi chiedo perdono per le etichette, sono un po' in inglese, un po' in italiano, perché prendo foglie Excel a destra e a sinistra, ma insomma credo che la prima barra rossa è il pubblico italiano. Qui la domanda è se ti senti attaccato all'Unione Europea, se ti senti attached, affiliato all'Unione Europea, un senso di identità proprio secco. Il pubblico italiano è al 63%, minimo storico, questo è un 2016. Siamo più bassi della media dell'Unione Europea, questo non mi fa molto piacere da vecchio europeista. È la prima volta che il pubblico italiano è meno attached all'Unione Europea della media degli europei. Vedete però che la vera differenza è tra le elite politiche che, nonostante il fatto che sono cambiate molto, tenete presente, questo è un sondaggio che abbiamo fatto sui parlamentari attuali, dove c'è un 25% di parlamentari di un partito significativamente anti-europeo, il Movimento 5 Stelle, poi c'è la Lega Nord, ci sono dei partiti di destra che sono chiaramente anti-europei. Ciò nonostante l'88%, quindi evidentemente anche dei politici che fanno parte di, come dire, di partiti dichiaratamente anti-euro, anti-UE, si sentono a touch, e questo non ci stupisce. L'atteggiamento è un atteggiamento di tipo identitario ancora, ma vedete che ormai la forchetta tra l'elite e anche tra diciamo l'elite economiche dell'Unione Europea, invece l'elite economiche italiane la vedono grosso modo, perché probabilmente le elite economiche italiane hanno molta più paura e quindi il senso della paura ha eroso anche l'attachment. Le elite economiche italiane, come dire, sono le prime a saltare nel caso di come si dice, un bailout, cioè una sostanzialmente una crisi, una nuova crisi finanziaria ed economica che metterebbe in discussione la moneta unica. Altra domanda sul beneficio, appunto, la stessa di prima ma tradotta nei nostri sondaggi spacchettati tra elite e massa. Stesso pattern, stesso modello interpretativo. Il pubblico italiano è significativamente meno convinto del beneficio avuto dall'Unione Europea rispetto al pubblico europeo. In altre parole, la somma dei finnici, degli estoni, dei lituani,
e quant'altro, è più convinta dei benefici dell'integrazione europea rispetto agli italiani che sono nell'UE, anzi all'epoca si chiamava CEE, Comunità Economica Europea, da ormai 60 e fischi anni. È successo qualcosa, si è rotto un incantesimo, si è rotto un elemento identitario forte, e guardate, quando si rompe un elemento identitario non è la scelta sulla singola politica, non è una scelta su un aspetto come dire di procedura. Qui si tratta di ricostruire un tessuto identitario. Io sono abbastanza preoccupato dal mio punto di vista dell'abbassamento di questi dati relativi al pubblico italiano. E ancora una volta l'elite politica, compresa l'elite politica delle opposizioni diciamo euroscettiche, è invece significativamente in Italia e in qualche misura anche in Europa convinta del beneficio che ancora possiamo avere dall'integrazione. Un paio di slide sulle politiche, le classiche politiche. La domanda che facciamo sempre è sull'esercito. In realtà questa è una domanda, come si suol dire, assolutamente timbrica, cioè si utilizza un brand, si utilizza un classico elemento. Sapete che l'Europa ha cercato di darsene nei vari decenni una politica di difesa. Ancora due settimane fa c'era un Consiglio europeo dei ministri della difesa e degli esteri che ancora una volta ha ribattuto sull'utilità del coordinamento della sicurezza e quindi degli eserciti, ma non l'abbiamo mai fatto perché siamo molto come dire, protettivi rispetto alla nostra dimensione nazionale. Allora, il fatto che i britannici siano terribilmente in basso non ci spaventa, lo erano prima, figuriamoci ora dopo la Brexit, cioè loro non credono nell'esercito europeo, d'altra parte hanno una loro struttura militare che va avanti da molto tempo e comunque loro si sentono molto più vicini ovviamente ai Marines forse che non all'esercito europeo. Gli altri invece sono molto sulla stessa linea, lo vedete? Cioè, ho messo solo i grandi paesi per evitare di fare grafici terrificanti. La buona notizia è che siamo sulla stessa linea, la cattiva notizia è che c'è dal punto di vista europeistico un declino abbastanza netto, cioè non c'è da parte del pubblico europeo un'attenzione, siamo scesi sotto il 50% in tutti i paesi che sono rappresentati in questo grafico, dati 2016. Stesso trend per il sistema fiscale comune, con un elemento in più: sistema fiscale significa avere delle istituzioni che ci garantiscono anche una presa comune delle decisioni relative a quanti soldi ci rientrano in tasca, perché il sistema fiscale serve per dare allo Stato, ma lo Stato comune, diciamo, l'Unione Europea potrebbe rimettere in circolo queste risorse. Quindi il trend è uguale, UK ai minimi storici e comunque non sono mai stati convinti del sistema fiscale. Diciamo eravamo già separati in casa da questo punto di vista con il pubblico britannico. I paesi forti a cui si aggiunge in qualche misura tra i nuovi o tra i più giovani la Spagna sono molto meno orientati verso il sistema fiscale, e la Spagna è nel mezzo perché comunque è un paese bailout, non è che sta messo meglio di noi, come manifatturiero sta molto peggio. L'Italia sostanzialmente e la Polonia, che sono quelli che in qualche misura rischiano rispetto a degli elementi di forti diciamo così nuove crisi di tipo finanziaria, sono invece più affezionati all'idea di una politica fiscale unitaria. È perché siamo più europeisti o forse perché di nuovo ci serve un po' l'idea di un'Europa che funzioni un po' meglio del nostro paese? E guardate, quando vai a controllare questi dati per destra e sinistra, per partiti eccetera, sì certo ci sono differenze, è evidente che l'elettorato della Lega Nord dà una risposta seriale come parla di Europa, diciamo, ma in realtà spiega molto di più il country specific, cioè il fattore paese, che non il party specific, cioè il fattore famiglia partito. Quindi questo ci dice che sì, siamo un po' più europeisti su alcune politiche perché alla fine sono quelle che forse al nostro paese converrebbero di più o costerebbero di meno. E questo si vede ancora
Di più, in una domanda che abbiamo soltanto nel nostro sondaggio 2016, che è una batteria in realtà di domande che ci chiede quanto siamo disponibili a investire maggiori risorse di fronte a delle emergenze. La domanda, diciamo così, del condensato di sfiga, non mi viene una parola un po' più elegante, gli presenti ai tuoi rispondenti una batteria di situazioni terrificanti, l'Ucraina che sta in fiamme, la Siria che continua la guerra, il terrorismo nelle capitali, gli aeroporti che esplodono. Guardate che fanno gli italiani, per carità, nella media gli italiani sono sempre più propensi rispetto a certi paesi ad un elemento di tipo solidale e quindi distribuire risorse anche fuori. Però mentre sul Mediterraneo il 90% degli italiani è disponibile a investire maggiori risorse, anche perché lo percepiamo come un problema essenzialmente nostro, sul terrorismo delle capitali, considerando che abbiamo avuto il giubileo e prima l'Expo, ovviamente siamo sempre molto pronti, ma lo sono molto di più i francesi che ci sono passati direttamente, come vedete. Anche noi nel nostro piccolo, la nostra piccola dose di egoismo non ce la facciamo mancare. Sulla crisi in Ucraina, gli italiani, a parte non sanno esattamente che è successo, e questo è un problema anche di media, ma io, ma perché devo spendere in Ucraina? Quindi nessuno, come dire, com'era quella storia che si scaglia la prima pietra, insomma, quella roba lì, nessuno si senta completamente schivo rispetto al come dire, del tutto privo di qualche elemento di sciovinismo o di egoismo. E chiudo questa carrellata con una batteria di indicatori che si vede un ciuffolo qui, ma ve lo spiego. Questo è un quadrante. In questo quadrante ci sono due dimensioni: la progettualità condivisa, che è sostanzialmente la somma di una serie di domande che abbiamo fatto sui progetti, e cioè sulle politiche. Più in alto si va su quell'asse e più la gente risponde che dovremmo fare delle cose in comune, l'esercito, il sistema fiscale, un sistema di welfare, la moneta unica naturalmente, che è molto discussa, ma c'è ancora gente che magari la vuole cambiare, ma la vuole proteggere. Di là invece ci sono le domande identitarie, cioè sostanzialmente qua le domande sono: quanto ti senti attaccato, ve l'abbiamo visto, e poi altre domande un po' nascoste dove chiediamo sostanzialmente l'aspetto identitario. L'idea, e questa è tutta mia, vi chiedo perdono, anche i miei colleghi mi hanno un po', insomma, mi hanno detto se mi sentivo bene, ma questa è la prima volta che la presento, l'ho presentata a Mosca 2 settimane fa, ma ho cambiato nome perché mi vergognavo un po', qui gioco a casa. L'idea è di vedere queste quattro immagini come quattro situazioni diciamo umane individuali, le ho chiamate, parto dal basso, il bus navetta, il care sharing, la casa di famiglia e il tennis club. Allora mi spiego, parto con la casa di famiglia, anche perché questa è l'unica citazione, la casa comune è una roba che stava nei testi di storia. La casa di famiglia è una roba dove ci sono degli elementi identitari, il libro delle fotografie del nonno, insomma delle cose che non prevedono delle azioni, però è anche la roba dove finché la famiglia ha un senso, finché ci si vuole bene tra fratelli o tra cugini, magari ci sono anche degli interessi, c'è da pensare a rimettere a posto il piano di sopra, c'è da costruire il tetto, c'è da affittare se siete degli imprenditori che la casa di famiglia l'affittate, c'è da piantare di nuovo le piante in giardino. Cioè non è solo identità, è anche manutenzione ed è anche sviluppo. La casa di famiglia per me è l'immagine in cui sia gli elementi identitari che gli elementi di progetti condivisi sono al massimo. Facciamo il salto totale e andiamo al bus navetta. Qui sono stato infamato dai miei colleghi, a me piaceva come immagine, sarà che prendo spesso l'aereo, ma cosa succede quando uno fa 5 ore d'aereo, poi trova che non c'è il non va direttamente al gate e c'è il bus navetta? Primo, ti trovi in mezzo alle persone pressato, sei stanco, non riesci a telefonare, non lavori, c'è sempre qualcuno che ci mette un sacco a portare quel trolley, insomma te non ami molto quelle persone intorno.
Poi dopo 5 ore senti anche un po', come dire, la pesantezza, a volte anche ti dà fastidio proprio sentirsi l'alito delle persone addosso. Non so se vi è mai capitato. Sul bus navetto io do il peggio di me. Non mi sento per niente identitario, quelle persone non le conosco, appena sono al gate, se posso faccio le dribblo tutte e scappo. E soprattutto non ho nessuna cosa, a me su quel bus mi ci ha messo quel benedetto steward, che io volevo già andare lì a 50 metri, c'è il gate, no, devi salire sul bus navetta, stai mezz'ora sul bus navetta. Cioè, l'Europa è vista da alcuni come una roba dove ci siamo finiti per via della storia, per via dell'allargamento, perché c'era Adenauer, per qualsiasi motivo, ma appena posso scappo. A me piaceva questa idea, non a tutti piace. Anche il car sharing è un po' avventato, vi rendo conto, però perché il car sharing non c'è identità? Voi sapete, se andate su BlaBlaCar non sapete con chi farete il viaggio fino a Foggia, però sapete che risparmiate, cioè, rispetto al treno risparmate tempo e denaro. Ma vi dirò di più, avete anche un progetto, perché BlaBlaCar, ora faccio pubblicità, ma qualsiasi car sharing è anche un modo per non inquinare, almeno io lo vivo così da quando mi sono iscritto a questa catena. Quindi avete un progetto insieme a qualcuno. Il problema è che avete un progetto insieme a qualcuno con cui non avete identità, perché quel giorno inizia la vostra storia, a meno che non vi fidanziate col vostro compagno di viaggio. A Foggia vi salutate, lui va per i fatti suoi, per i fatti vostri. Guardate, esistono dei progetti condivisi con delle persone con cui non si ha niente avere dal punto di vista identitario. Invece la situazione opposta è quella del tennis club. Ora, io non sono un esperto di club, però immagino che al tennis club non ci si vada solo per giocare, non ci si iscriva solo per giocare a tennis, perché uno dice: perché vado al tennis club lì? Mi piace la gente, mi piace quel condominio, mi piace la possibilità di andare a prendere un aperitivo con quel signore che conosco, con un amico con cui faccio non solo tennis, ma forse facciamo anche due chiacchiere. Quello che emerge in questa pazza mappa che ho messo su in queste ultime settimane è questo. La situazione, a guardare bene i dati, non è drammatica. Gran parte dei miei casi, qui ho sondato soltanto 10 paesi, non è così semplice avere dati di sondaggio per tutti i paesi, stanno nel quadrante più prossimo alla casa famiglia, la casa di famiglia, sorry. E l'Italia è ancora, se guardate la correlazione lineare, anche se molto blanda, che c'è, è ancora perfettamente sulla correlazione lineare, però è molto più schiacciata al centro. E questo è esattamente quello che facevo vedere. Siamo calati soprattutto sulla dimensione identitaria. La Francia, forse anche sull'onda emotiva del fatto che ha avuto bisogno dell'Europa, la Francia ha buscato molto in questi mesi, ovviamente per quello che è successo, molto più di noi dal punto di vista emotivo. La Francia è rimasta grosso modo sui livelli dal punto di vista identitario, invece è calata soltanto sull'aspetto della progettualità condivisa, ovvero il pubblico francese è meno portato a pensare di fare cose, ma si sente ancora verosimilmente più europeo di noi. La Germania, caso opposto, i tedeschi sanno che possono fare delle cose, vogliono mettere le regole, ma questo è un problema più dei leader che non del popolo. Però hanno qualche problema identitario, perché i tedeschi, rispetto al sud Europa, insomma, sappiamo che tipo di, insomma, le copertine di Der Spiegel, pizza, mandolino, insomma, non è che sono una cosa che ci siamo dimenticati. E naturalmente c'è l'outlier per eccellenza, come dire, coerenti con loro stessi, i britannici ci dicono gentilmente: non siamo identitari e non vogliamo neanche troppe cose condivise. Da questo punto di vista vi dico, siccome questi dati circolano da un po' di anni, ma questa è un'autocritica che faccio, non è che lo dico a... era così difficile prevedere un esito come il Brexit? Questa è la domanda che mi faccio, ma è ora di tacere. Queste sono le mie modeste conclusioni, anche perché ve l'ho detto, io sono un empirista senza testa. Il gap è ancora crescente, e cioè la cattiva notizia non è che siamo meno europeisti, la cattiva notizia è che siamo sempre più lontani dalle nostre elite. La polarizzazione dell'opinione pubblica è dovuta più a fattori nazionali che non a fattori, per esempio, partitici. E questo non è bello, perché vuol dire che non c'è un sistema partitico europeo.
ci sono, come dire, appunto, percezioni di solidarietà a senso unico. La svendita della casa comune, continuo con la mia metafora, poi prendo una pasticca, non vi preoccupate, non le pubblico queste cose, rimangono qui. I valori identitari sono inferiori a quelli degli anni 70. Io questo lo trovo veramente preoccupante. I bassi livelli di solidarietà paneuropea, specialmente tra est ed ovest, ma anche tra sud e nord, questa cosa che dicevo dei tedeschi, non abbiamo dati in questa roba qui sui paesi nordici, e non è un caso, perché è difficilissimo intervistare gli estoni, i finnici, gli svedesi su questo, e non credo che le loro posizioni siano così diverse da quelle dei britannici, quindi il quadro in realtà è molto più vasto rispetto a quest'area qui. E infine, ed è il tema che volevo a cui mi sono connesso all'inizio, non sarà un problema di leadership europea, cioè non abbiamo ancora risposto al dilemma tra tecnocrazia e responsabilità politica. I responsabili o cosiddetti responsabili politici non sono, nella migliore delle ipotesi, non sono conosciuti come Jean-Claude Juncker, oppure sono fortemente discreditati, sia quelli che appartengono al governo, diciamo, di centrodestra mainstream, pensate a Cameron, sia quelli che appartengono al governo di centrosinistra mainstream, pensate a Hollande in Francia. Cioè non è un problema di famiglia partiti, è un problema di reputazione complessiva della leadership. Dall'altro lato c'hai i leader europei, che sono percepiti essenzialmente come tecnocrati. Juncker e Draghi li potete più o meno amare per quello che fanno, ma comunque non hanno nessuna forma di responsabilità, non li sentite come coloro che voi avete eletto, e tra l'altro è vero, non li abbiamo eletti, il sistema istituzionale non ce lo consente. In altre parole, se non riusciamo a venire a capo di questo dilemma della leadership europea tra tecnocrazia e mancanza di responsabilità, io credo che ci trascineremo lentamente ma inesorabilmente in una come dire, crisi di valori identitari che non mi pare allo stato dei fatti al momento possa avere una qualche forma di argine. Sono stato un po' lungo, vi ringrazio. Di solito dopo si ragiona e si discute, secondo me, argomenti per chiedere, per capire, per dialogare ce ne sono. Io faccio qualche osservazione per entrare nel contesto del vostro essere dei giovani europei, dell'essere il nostro istituto all'interno dell'Europa e dell'essere il nostro istituto legato alla storia. Mi interessa molto questo approccio, le élite e le non élite, no? Come se il discorso sull'Europa e l'unità europea fosse prevalentemente un discorso nato fra élite e non condiviso a livello di popolazione. Cioè, abbiamo visto queste statistiche. Noi stiamo ora per partire, chi è delegato dall'istituto, per andare per una settimana a progettare delle attività, l'Erasmus Plus, voi le conoscete queste cose, no? E sono cose che noi facciamo insieme ad altri paesi europei, a scuole e a istituzioni culturali di altri paesi europei, e c'è un entusiasmo tale fra, le chiamiamo elite gli insegnanti, non lo so, fra gli insegnanti, fra le persone che lavorano all'interno di queste attività, che ogni volta che scrivono e qualcuno dice aderisco, rispondono, i francesi sono per d'accordo, c'est super, come dire, che meraviglia, che meraviglia. E facciamo questo tipo di lavoro. Gli studenti che vengono a Grosseto, e soprattutto il Rosmini, liceo linguistico, che accoglie studenti che vengono da altri paesi europei, e i francesi, gli spagnoli, i turchi sono venuti qualche anno fa, c'è una condivisione di progetto entusiastica proprio da parte dei ragazzi, e questo è un dato. Ma io voglio tornare alla storia della prima metà del Novecento per domandare al professor Vertichelli, per domandare a voi, per domandare a me stessa,
Ma nella prima metà del Novecento, lasciando da parte le epoche remote, perché ricordo nella prima lezione quando c'è stato Giuliano Amato abbiamo parlato del manifesto di Ventotene e abbiamo parlato anche della storia, dell'idea d'Europa, storia di elite evidentemente, ma insomma non andiamo troppo lontano perché il discorso è più complesso. Ma nella prima metà del Novecento, se in Italia il regime pubblicava una rivista intitolata L'Anti-Europa, perché c'era un nazionalismo rigido e duro, però le folle osannanti gli interventi di Hitler avevano l'idea di un nuovo ordine europeo, questo era il concetto, il nuovo ordine europeo, che evidentemente non aveva nulla a che fare, anzi è la negazione dell'idea dell'Europa democratica che noi oggi abbiamo. Però c'è anche un altro aspetto che non riguarda solo l'elite, il volontariato in Spagna, gli italiani, i francesi, i russi, i polacchi, gli inglesi che andavano a combattere per la libertà e la democrazia in Spagna, erano elite o erano, a Grosseto sono partiti i fornai, sono partiti i minatori da Grosseto o da altri luoghi. Ecco, avevano o no questi l'idea di una comunanza di interessi e di volontà europea? Ecco, secondo me se oggi siamo crollati nella speranza dell'Europa abbiamo tradito anche la lotta di queste persone, che alcune sono morte, alcune sono sopravvissute, alcune hanno aiutato la costruzione di quello che noi abbiamo, quel pezzo di democrazia che noi abbiamo. E mi viene da pensare a una domanda, voi forse l'avete letta la notizia, è morto Claudio Pavone, un grande storico italiano e un grande vecchio perché aveva più di 90 anni. Qualche anno fa Claudio Pavone pose come uno dei temi, una delle domande fondamentali per la nostra rete di istituti storici: perché non studiamo le ragioni per cui... Sì. Grazie, per favore mantenete il silenzio, la signora sta parlando, grazie. Grazie dell'assist. Però sono un insegnante e so che c'è la stanchezza dopo tanta concentrazione, quindi non mi sento di buttata croce. Chiudo subito e lascio la parola a voi però a questo punto. Pavone fece una proposta di studio, il perché della crisi della democrazia fra gli anni 80 e gli anni 90. Credo che questo sia un tema che riguarda l'Italia, ma non solo, forse è pertinente, no? Sento il responsabile del calo di concentrazione perché sono stato davvero troppo lungo. E questo è anche parte di quell'emozione a cui facevo riferimento. Ho parlato senza molto controllo, ma sono anche felice perché appunto questa è un'occasione speciale per me, per cui rispondo volentieri, ma prima di rispondere vorrei veramente intanto ringraziarvi e poi sapere se ci sono da parte dei ragazzi ma anche da parte eventualmente dei vostri insegnanti delle richieste anche banali come di chiarificazione. Ho presentato dei dati senza neanche introdurre minimamente il contesto, ho raccontato di alcune politiche, di alcune scelte che magari non vi sono familiari, quindi apro davvero brevemente il microfono per chi vuole chiedere qualsiasi tipo di chiarificazione, anche banale, ripeto. Allora, io ho diverse richieste durante le lezioni che andiamo a fare in classe. Però prenda il microfono. Logica. E le varie lezioni che andiamo a fare in classe sono sovente, frequentemente, per esempio le stesse le domande. Brexit, cosa succederà all'Italia? Chi pagherà per l'uscita? Quanto il valore della moneta economica comune influirà sulla stabilità economica italiana?
come mai noi italiani facciamo parte dell'Europa, non siamo parte attiva ed integrante dell'Europa, perché la Germania, cui noi abbiamo pagato i debiti della seconda guerra mondiale, adesso pressa e chiede a noi ancora ulteriore soldi per stanziamento. Sono quasi tutte così, la paura di essere in Europa è grande e si affaccia spesso anche al 4 dicembre, che è il prossimo 21. A lei risolvere gli eventuali dubbi. Non ci penso nemmeno. No, sto scherzando, però ho qualche cosa. Altri punti? Ok, possiamo fare. Ok. Volevo chiedere se praticamente abbiamo parlato che ultimamente gli italiani sono diventati un po' più egoisti in un certo senso rispetto a quello che succede in Europa, però comunque anche delle problematiche che sono presenti in Italia, come per esempio l'immigrazione, l'Europa comunque non è che ci aiuti così tanto. Per esempio la Francia non ammette che gli immigrati che arrivano in Italia, cioè, come dire, non vengono spartiti, restano qui e stanziano, e non è del tutto colpa loro, perché comunque non tutti, io penso, che vengano per rimanere in Italia, ma comunque per avere possibilità in generale in Europa. Però se l'Europa non collabora e non li fa andare nelle altre nazioni, questo comunque è un problema per l'Italia, e secondo me anche per questo che si è chiusa un po' per difesa, non lo so, per i TIC, cioè se non collabora l'Europa, penso che l'italiano medio, come me, io che sono abbastanza ignorante in questo ambito, penso... Volevo chiedere questo, facendo un paragone assolutamente ardito, se si può paragonare, diciamo, l'Unione Europea al resto di Vienna, la Germania all'Austria e la Mexico a metterli. Cito ancora, se ricordo bene, Mario Silvestri, corso 1917, sentiamo più, come dire, più che cittadini consapevoli, persone in mano, ma non è che la citazione esatta, strumenti ciechi di uno che è incompetente. Era riferito a benissimo Mario Silvestri, gli americani rispetto alle Ardenne, quando si ritirano attaccati. La percezione è questa, di essere assolutamente impotenti e di calare le decisioni. Poi, altra cosa importantissima, che l'insegnante ha citato prima, è, come dire, l'avere benevolmente, come dire, non fatto pagare i debiti alla Germania, forse ricordandoci della prima guerra mondiale, di quello che l'aveva causato, e la Germania se ne è veramente dimenticata, e quando la Grecia gliel'ha ricordato, perlomeno hanno fatto finta di niente. Insomma, non si capisce il perché, non si capisce il perché, diciamo, una nazione che ha avuto e ha molto più di quello che ha dato in peggio e molto peggio in Europa, debba decidere per gli altri. Insomma, hanno la memoria un po' corta, scusi la citazione. Ci sono anche trascorsi familiari dietro questo. Grazie.
certa competizione tra gli istituti. Però fatelo parlare. Faccio una domanda sull'identità europea. Chiedo questo: il fatto che negli ultimi tempi la Turchia stia assumendo almeno istituzionalmente delle posizioni piuttosto talebane per le leggi che ha approvato, può questo contribuire a rafforzare un'identità nell'Europa? E se sì, sulla base di quali principi? Grazie. Bravo! No, c'è tutta una serie di cose. Ovviamente all'invito del professore ho risposto già categoricamente, non ci penso nemmeno a risolvere i vostri problemi, intanto perché se fossi in grado di farlo mi candiderei a qualche ufficio pubblico. Il secondo motivo è perché voi avete, mi riferisco anche alle ultime due domande, così magari un po' le metto assieme, anche elegantemente e citando e collegando, però avete messo insieme problemi legati alla crisi attuale o alla somma di conseguenze delle crisi, delle tre crisi a cui facevo riferimento, cioè quella finanziaria, quella di rappresentatività e quella culturale, con elementi storici. Ora, intanto mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché gli storici ci sono qua e quindi, insomma, come dire, poi Luciana è sempre molto carina con me e assume che, come dire, la mia cultura è pari alla sua, io non faccio lo storico. Però anche per un motivo, come dire, di correttezza nei confronti di quelli che si sono già espressi. Voglio dire, prendiamo il caso della Germania. Anch'io sono molto, molto, io ho studiato in Germania e sono, ho molti amici in Germania. Sono tornato via via in Germania, in particolare sono tornato nella Germania ex GDA, perché ho avuto per lungo tempo un rapporto con Jena, che è una bellissima università, una città che vi invito a visitare. La Germania è cambiata molto, ed è vero che è cambiata grazie anche ai nostri soldi, ora banalizzo un po', ricostruendo un'unità e anche una dimensione unitaria di sistema politico, ma è anche vero, questo lo dico a prescindere poi dai giudizi politici, perché ripeto, sui giudizi politici mi trovo molto in sintonia, e quindi sono anche in sintonia con la giustificazione che do rispetto ai greci, ma i fatti storici sono che i tedeschi i compiti, come dice un po' antipaticamente il cancelliere, li hanno fatti, gli altri invece non solo non li hanno fatti, ma hanno, e qui non parlo solo della Grecia perché sarebbe facile dire la Grecia, quelli hanno falsificato i bilanci, no, non hanno fatto i compiti. Cioè, quando noi scriviamo in un trattato che ha valenza costituzionale che siamo noi a dimenticarci dei debiti di guerra della Germania, non è così facile poi riportare sul piano del diritto comunitario questo evento. Lo possiamo fare sul piano morale, allora è la persuasione morale che dobbiamo esercitare. In altre parole, secondo me una leadership europea che non sia solo il frutto del basso compromesso, non ce l'ho con Jean-Claude Juncker, che io non lo conosco, sicuramente è una brava persona, ma sappiamo com'è nata quel tipo di candidatura, sappiamo che la crisi già c'era, tant'è vero che sia da destra che da sinistra le proposte alternative erano proposte per un'altra Europa, cito anche nominalmente lo slogan di una delle due proposte, ma addirittura dei populisti di destra era una proposta che a parole, io non ho quei gusti lì, non mi fiderei, ma a parole era comunque di rimanere l'Europa delle nazioni, l'Europa delle patrie, ancora addirittura delle Pen originale, quello che è rimasto fascista, diciamo così, l'altro apparentemente no, forse. Famo affidarsi, che ti devo dire, però il punto è, noi non siamo moralmente in charge, diciamo, in grado di poter dettare una nuova Costituzione dal momento che l'abbiamo scritta insieme a loro. E la stessa cosa si applica al patto di stabilità e crescita.
è colpa di Padoa-Schioppa piuttosto che di quello che c'era prima, l'ex presidente della commissione Santer? Ma probabilmente c'era dietro una comunità epistemica. Tutte le banche centrali che per 30 anni hanno detto non si fa la moneta unica perché non siamo in grado di farla, e avevano ragione da vendere. Improvvisamente tra l'89 e il 91 hanno avuto comunità epistemica, un episteme comune, e hanno deciso di scommettere. Allora, oggi forse dovremmo correggere, io non, se devo rispondere, io non sono per un euro-exit, perché secondo me, non sono un economista, ma non mi convince, mi sembra molto strumentale quel tipo di crisi. Però certamente dobbiamo trovare una leadership che sia in grado di rinegoziare in maniera, come dire, esercitando essenzialmente la persuasione morale, perché non siamo moralmente superiori a loro, l'abbiamo fatto insieme a loro queste cose. E questo risponde un po', ma un po', perché poi a me sull'aspetto amaro della sua riflessione io condivido. Mi interessa molto il tema dell'immigrazione, che tra l'altro è la domanda a cui tengo di più perché viene da un under 20 o forse addirittura 18. Però ti devo, ora ti ho perso, ma insomma sarei in giro per... ti devo dire, scusa la deformazione professionale, è la Francia, perché tu citavi la Francia, no? Francia che, diciamo così, è stata più colpita, è la Francia o è l'Europa? Allora, se è l'Europa sono tendenzialmente d'accordo con te, ed è il motivo che dicevo prima, cioè l'Europa... a cui io faccio ancora affidamento, è in realtà in questo momento percepita, perché è una eurocrazia, cioè non è una politeia, non è un sistema politico responsabile, è un, lo dico un po' alla Salvini, insomma, per capirsi, un gruppo di burocrati che ci impone dei lacci e della ciò. Se tu mi dici invece che la Francia non è solidale e i miei dati ti danno ragione, io ti dico che noi non siamo solidali con loro. Cioè quello che è successo a Domodossola, perché credo sia quello a cui fa riferimento il fatto che la Francia sostanzialmente dentro un sistema che è formalmente unitario, ma siccome l'immigrazione non fa parte della chicchia unitaria, cioè sostanzialmente non abbiamo un quadro regolativo per l'immigrazione, che è una follia, perché abbiamo Frontex per salvarli e poi una volta che riusciamo a tirarne uno prima che anneghi ci litighiamo su come trattarlo, non abbiamo le stesse regole sull'accoglienza, non abbiamo le stesse regole sui rifugiati. Quindi siamo un'unione delle banane, non so come dire. Però quello che succede tra noi e loro a Domodossola è la stessa cosa che succede tra loro, cioè i francesi, e i britannici a Calais. E da questo punto di vista, di nuovo, chi è che ha ragione? Nobody's right if everybody's wrong. Non ha ragione nessuno se tutti hanno torto. E allora, se questo è il tema, e se questo è di nuovo la problematica per cui io non mi sento di dare lezioni ai francesi su questo, io penso di poter agire in Europa. Abbiamo bisogno di uno spazio europeo. E lo spazio europeo si ha con le politiche, e io partirei subito con il welfare europeo, cioè meno lacciuoli e investire più sul welfare, perché sono le disuguaglianze in questo momento che mi preoccupano, le nuove disuguaglianze, quella generazionale in particolare, e sulla leadership, cioè scommetterei su una modalità diversa della struttura istituzionale, non so dirti neanche come, ma certamente questa commissione così come disegnata non rappresenta nessuno. Ma non i francesi, ma non è che sono un filo francese, sto semplicemente dicendo che è un po' difficile vedere chi ha ragione in questa roba. Due parole anche sulla Turchia e poi mi taccio. Questa è una cosa molto seria, questa della Turchia, e quindi capisco dove vuole parare con l'espressione talebano, perché alla fine poi è un governo autenticamente, diciamo così, proto radicale islamico, che viene da un partito islamico laico, poi fa queste cose. Io però sono dell'idea che con i nostri partner o supposti partner, perché ormai la cessione se la sono sognati tutti, grazie a Dio
l'Europa ha mille difetti, ma abbiamo un concetto di regola democratica, di rule of law, che è un po' più alta, e siccome io sto molto attento a queste cose qui, neanche gli Stati Uniti d'America, non solo quelli di Trump, ma anche quella di Obama, che pure, come dire, è un presidente che io ho amato molto, entrerebbero nell'Unione Europea, perché noi quelli che uccidono la gente non li vogliamo, non li consideriamo democratici. E allora da questo punto di vista l'elemento della talebanità io non lo prendo come un aspetto che ha a che vedere con la loro cultura. Io non entro nella cultura, io pratico l'interculturalità. Naturalmente poi ho le mie preferenze, cioè io andiamo al bar, le dico come vedo su certe cose, sono radicale, sono un estremista radicale su certe cose, però proprio da radicale io devo accettare le posizioni degli altri. Invece i rapporti istituzionali sono con un governo che ha rotto dei patti rispetto al trattamento dei diritti civili, perché hanno chiesto dei soldi per fare delle cose, non l'hanno fatte, ne hanno chiesto gli altri, gliel'abbiamo pure dati, e secondo me quello è stato un errore. Quindi io vado a giudicare questi aspetti. Poi naturalmente da cittadino e anche da come dire, cittadino attivo, non politicamente, ma sul piano dei diritti civili, sono molto preoccupato, e credo che il governo Erdogan ha perso una grande occasione, perché era l'attore laico tra gli islamici lì. C'era l'esercito che è fondamentalmente anti-islamico, poi c'era il partito di Erdogan e poi c'erano, adesso diciamo hanno fatto un compromesso astorico, lo chiamo io, tra i Pasdaran, diciamo così, o i talebani a seconda di come si vuole usare il termine in maniera più o meno dispregiativa, e di questo io sono molto preoccupato, quindi sostanzialmente condivido la preoccupazione, ma la situazione è molto complessa, basta, perché ci sarebbe molte altre cose da dire. Non so se a questo punto so che vi alzate e uscite. Io ringrazio tutti i ragazzi e, come ho detto prima, non gli butto la croce addosso se si sono un po' distratti, perché la lezione è stata molto bella.